Allora, ciao a tutti e ben ritrovati. Come potete ben vedere, sono riuscito a riappropriarmi del mio spazio, delle mie recensioni dopo i problemi di natura tecnica della volta scorsa che non mi hanno permesso di mandare in onda. Ma adesso dai, recuperiamo il tempo perduto e dicevamo, sesto appuntamento, e questo è il manga che andrò a recensirvi oggi. Sto parlando di Family Compo di Tsukasa Ojo. Il periodo d'uscita è di ottobre 2000, è stato finito di pubblicare a novembre del 2001. La casa editrice italiana, la Starlight, sono 200 pagine per volume, la collana si completa di 14 numeri e ogni volume costava, anzi, 6.000 lire, attuali 3 euro circa. Come detto in precedenza, io non recensisco manga di primissimo piano e per questo caso specifico Family Compo non ha avuto grande successo né in Italia né in Giappone. Questo perché? Perché Ojo, prima di pubblicare Family Compo, ha fatto pubblicare Cat's Eye, o meglio Occhi di Gatto, la sua opera che lo ha fatto conoscere nel mondo dell'animazione, e City Hunter, opera che lo ha definitivamente consacrato al grande pubblico. Family Compo rispetto alle precedenti due è stata parecchio criticata sia per le tematiche trattate, poi vi spiegherò meglio il perché, sia per il semplice fatto che, visti i successi precedenti di Occhi di Gatto e Family Compo, magari ci si aspettava qualcosina di più e alcuni suoi fans saranno rimasti delusi perché questa rispetto alle altre risulta essere un'opera magari un po' troppo sottotono. Due parole anche sul tipo di opera che vado a recensirvi quest'oggi. Premettendo che le opere di Ojo non si possono inquadrare mai in un'unica tipologia, perché c'è di tutto, c'è azione, c'è sentimento, c'è ironia, c'è comicità, c'è humor, questa, è un tipo di opera che si può catalogare come un seinen. Cos'è un seinen? È un tipo di manga adatto principalmente ad un pubblico maturo, ad un pubblico maggiorenne. Nonostante ci sia traccia di sentimenti, non può essere neanche paragonato o catalogato come uno shoujo. Uno shoujo, per chi non lo sapesse, è un tipo di manga adatto ad un pubblico femminile. Detto questo, passiamo a illustrarvi brevemente il tipo di disegno, le caratteristiche di disegno che ha Ojo. Ojo è un disegnatore incredibile, disegna in una maniera stupenda, cioè anche solo per curiosità, vedete un disegno unico nel suo genere, non tanto perché è un mio mangaka preferito, quanto perché Ojo ha sviluppato uno stile di disegno che è davvero suo. Perché non ha mai avuto modelli di riferimento. Questo, se volete, potete approfondirlo nel numero 50 di Angel Art, in cui ha rilasciato un'intervista. Dicevamo, il disegno di oggi è un disegno impeccabile, proprio nessuna sbavatura, una precisione, una meticolosità nel caratterizzare anche i personaggi, le storie, le scene, le sceneggiature. Ambientazioni di paesaggi esterni, oppure anche non so, vicoli di città, interni di case, qualunque cosa la disegna veramente in maniera stupenda. Poi tra l'altro Ojo è un disegnatore molto eclettico, a cui piace reinventarsi e reinventare, adattare i suoi personaggi, anche incastrarli volendo tra di loro, facendo dei crossover. Però attenzione, i personaggi che disegna Ojo, non, per quanto possano risultare simili tra di loro, è una somiglianza che si ferma solo all'apparenza, cioè solo fisicamente, perché ogni personaggio ha delle caratteristiche, un carattere, una personalità, un passato proprio. Quindi non, per quanto possano assomigliarsi tra di loro, è una somiglianza solo fisica. Poi, dai, tornando sempre su Family Compo, due parole sui personaggi di questa collana, di questa saga.
Personaggio principale è Masaiko Yanajiba, uno studente 18enne rimasto orfano in seguito a un incidente d'auto in cui gli morì il padre, suo unico parente che finora gli era rimasto in vita, visto che la madre gli era morta quando era ancora molto piccolo. Da quel momento viene dato in affidamento agli zii Sora e Yukari Wakanae, che finora non aveva mai avuto modo di conoscere, e va a vivere con loro. Si ritroverà tra i piedi Shion Wakanae, sua cugina, almeno in apparenza, questo è quello che oggi vorrebbe farci credere. Poi vi spiegherò meglio per quanto riguarda le tematiche trattate in Family Combo perché vi sto dicendo questo. Diciamo, Shion Wakanae, sua cugina, almeno in apparenza, perché il suo sesso non viene svelato esplicitamente. Di un anno più giovane di Masaiko, che è vivace, intelligente, viva, sveglia, attiva, un po' una scavezzacollo, tanto per intenderci. Infatti, sarà lei la causa di molte peripezie che vedranno coinvolto Masaiko. Due parole su Sora e Yukari Wakanae. Diciamo che sessualmente parlando, quello che dovrebbe essere lo zio si traveste e si comporta da donna. Quello che dovrebbe essere, sessualmente parlando, la zia, si traveste e si comporta da maschio. In parole povere formano una coppia invertita e questa sarà la base di equivoci che porteranno Masaiko a vivere delle disavventure legate al sesso, alla sessualità, al travestitismo e anche al transessualismo. Ecco perché la delicatezza di questi temi, che per i più detrattori sono stati trattati con un po' troppa banalità, con un po' troppa retorica, cosa che comunque io non ho riscontrato, ripeto, a me è piaciuta molto perché non trovo mai le opere di Hojo superficiali, ha un tipo di narrazione che non ha tempi morti, alterna scene di azione, scene più vivaci, più movimentate, a scene più tranquille di grande riflessività, di grande introspezione che permettono meglio di capire la psicologia del personaggio. Dicevamo che non esiste una trama vera e propria, esiste solo un susseguirsi di avventure e disavventure che vedranno come protagonista il nostro Masaiko. Equivoci, doppi sensi al limite del paradossale, doppi sensi comunque molto simpatici, molto garbati, non volgari o grezzi o banali. Dicevamo, questa è un'opera anomala, infatti trattandosi di sessualità, omosessualità, insomma sono temi che non ritrovate in circolazione. Da segnalare anche la precisione e la caratterizzazione che Hojo dà ai suoi personaggi secondari, che anche se compaiono per anche poche scene o anche per una sola avventura, riescono comunque a lasciare un'impronta, a lasciare una traccia. Non sono grezzamente abbozzati e questo devo dire non è da tutti. Fare un lavoro di questa meticolosità, di questa precisione. Hojo infatti cura tantissimo anche i dettagli. Diciamo che per quanto riguarda, io ho trovato un'opera piacevole, stravagante, un po' demenziale, nonostante siano temi, ripeto, delicati. Che comunque i temi vengono trattati nella loro interezza, in tutte le loro sfaccettature, sotto parecchi punti di vista. Quindi, ripeto, per poter capire meglio quello che quest'opera mi ha fatto scoprire, dovete assolutamente leggerla. Poi cos'altro? Beh, dai, per quanto riguarda il tipo di lettore a cui quest'opera è rivolto. Trattandosi, ripeto, per l'ennesima volta, quindi temi delicati, non pensate che siano trattati così alla bene meglio. Sono comunque temi che io vedrei bene in mano ad un pubblico anzi, ad un lettore intorno ai 17 anni. Non me la sento di consigliarlo ai lettori più giovani, non peraltro. È stato catalogato anche come seinen.
Dai, detto questo, spero di esservi piaciuto con questa mia recensione. Ci salutiamo qui, alla prossima volta, ciao a tutti!